partita oggi la discussione sul bilancio. Il bilancio è letteralmente irricevibile, oltre ai 280 milioni che vengono dal Salva Roma. Ci sono nuove tasse, tagli ai servizi, i bilanci delle società municipalizzate continuano ad essere fuori controllo, inoltre l'OREF, l'organismo di revisione, lo ha bocciato sulla base del fatto che il Comune fa affidamento su dei soldi che non arriveranno, quindi non ha previsto un fondo di svalutazione crediti adeguato. Questo sarà l'ennesimo presupposto tra qualche anno per l'ennesimo Salva Roma. Sarà battaglia a colpi di migliaia di emendamenti. Sì, quello che ci lascia molto perplessi, come al solito, è il taglio sui servizi. Significa sostanzialmente tagliare tutte quelle attività e tutti quei servizi, appunto, che il Comune e l'ente locale dovrebbe fornire ai cittadini. Questo è un modo di procedere che noi non accettiamo, rifiutiamo e quindi per questo ci batteremo. Ad aprile abbiamo consegnato al vice sindaco e al sindaco un vero piano di rientro, un sistema di tagli fatto dal gruppo Caprino 5 Stelle e dalla commissione di revisione della spesa. Cosa è successo? L'hanno copiato, l'hanno scopiazzato, alcune parti piccole bene, ma la gran parte no. E oggi abbiamo avuto una copia sbiadita di quello che abbiamo fatto noi. Un bilancio assurdo, surreale, basti pensare all'ennesimo aumento della tariffa rifiuti che è aumentata in 10 anni di ben il 70% a fronte di un servizio praticamente inesistente perché la città è invasa dai rifiuti, quindi questo ci sembra un bilancio scritto più da persone che non vivono la città, non capiscono i problemi e non si rendono conto di quello che sta succedendo.